Un grande saluto alla comunità di Santa Maria della Croce, tanto cara, ed è che il primo amore non si scorda mai. Voi mi avete insegnato a diventare parroco, pastore, padre, fratello, tanti bei ricordi vissuti assieme, momenti di gioia, momenti di preghiera. Ricordo le nostre veglie lì nella nostra bellissima chiesa, momenti di discernimento. In modo particolare ricordo il progetto di pastorale parrocchiale, anche momenti di tristezza, quando la perdita di alcune persone care alla nostra comunità o delle persone giovani che improvvisamente la morte le aveva strappato dalla nostra presenza. Come dimenticare quel primo momento quando il vescovo Oscar mi consegnò la parrocchia all'inizio della messa di 10 anni fa ed io ho dovuto proseguire con il Gloria che mai avevo cantato, né sapevo neanche dovessi cantare. Certo, la risa ha un po' esorcizzato quella tensione, un po' come si fa in famiglia. Così anche quel momento quando ho dovuto spingere, nonostante le tante resistenze, d'altronde comprensibile, che voi vivevate, quando vi proponevo di uscire per strada e bussare alla porta degli altri, commissionando, mi tacciavate del matto. Qui i laici non fanno così, sembreremo testimoni di Geova, il prete chi va a benedire le case. E nonostante vi siete fidati di me, abbiamo sognato assieme una chiesa viva, popolo sacerdotale, dove preti e laici si sentivano corresponsabili nel costruire una società migliore e a cercare creativamente strade per rendere operativo quei sogni. Mi avete insegnato tanto, tanto, soprattutto mi avete insegnato ad amare. Vi ringrazio tanto per tutto l'amore che avete manifestato ai miei confratelli, alla nostra congregazione e anche a me. Vi auguro che lo Spirito Santo continui a guidarvi perché siate presenza del Signore per tante persone. Sono testimone che il Signore si manifesta tramite le nostre piccolezze. E con i nostri 5 pani e 2 pesci dia da mangiare ad altri. Vi saluto tanto in questo 10º anniversario dell'arrivo della Congregazione dei Missionari dello Spirito Santo a quella terra benedetta da Dio su cui si posarono i piedi di Maria per aiutare a Catarina de' Luberti e dove è rimasta, per condurre tante persone verso il suo figlio Gesù. Credo sia stato un bel e fecondo incontro quello fra i missionari dello Spirito Santo e la diocesi di Crema, in modo particolare la comunità di Santa Maria della Croce. Vi sono molto vicino con la mia preghiera. In questa data di festa per voi sarò presente con tutto il mio affetto. Vi saluto e vi ringrazio tanto. Vostro fratello Riccardo.